fare una specie di intervista, ok? L'idea è quella di iniziare una discussione e poi magari se voi volete intervenire prova. Ci farebbe piacere, ok? L'idea è di capire come un'azienda del bolognese sta affrontando il problema del cloud. E il ragazzo che verrà qui a parlare ha già fatto altri progetti cloud prima di questa nuova esperienza lavorativa che sta portando avanti adesso, per cui secondo me sarà una discussione interessante. Microfono? Sì, dovrebbe andare. Buongiorno a tutti. Allora, vi presento Giuseppe Colosi di Bonfiglioli. Bonfiglioli è un'azienda di Bologna, magari se vuoi introdurre l'azienda, cosa fate? L'azienda, come ha detto Enrico, è di Bologna, lavora nel settore della meccatronica, ha circa 3.300 dipendenti, un fatturato di 700 milioni di euro, 23 filiali sparse in tutto il mondo, sia produttive che commerciali, e questo è il macro quadro dell'azienda presso la quale adesso lavoro. E tu cosa fai per questa azienda? Io lavoro all'interno del dipartimento IT, in questo periodo mi sto occupando più che altro della parte di business intelligence, ma stanno per partire dei progetti importanti che avranno anche come base l'utilizzo di tecnologie cloud. Ok. E io ho conosciuto Giuseppe in realtà pochi giorni fa, e perché ho avuto una lunga esperienza in realtà con l'IT manager o IT director, ogni azienda ha il suo nome, che si chiama Enrico Andrini, e conobbi Enrico due o tre aziende fa, quindi quando ancora lavorava in Technogym e poi in Limoni e poi dopo adesso in Bonfiglioli, ed è diciamo che questo ragazzo ha portato molto l'idea del virtualization first e poi cloud first in azienda, per cui una cosa che mi è piaciuta molto di un progetto dove anche Giuseppe, che fa parte praticamente dello stesso team già da allora, mi ha interessato molto è il fatto che loro qualche tempo fa hanno scelto una soluzione cloud quando c'è stato il momento di fare un rinnovamento tecnologico importante. Magari se ci puoi dare un'idea di quella, certo. di quella cosa lì. Quella era l'azienda precedente dove lavoravamo sempre insieme, sia io che Enrico Andrini, Enrico come IT manager. Avevamo da poco cambiato, era il 2012, l'ERP, eravamo passati da S400 a Navision e dovevamo adeguare il software di punto vendita. La Limoni è una società, un retailer specializzato sulla cosmesi, sulla profumeria. All'epoca aveva circa 470 negozi dislocati su tutte le regioni italiane, con un fatturato di 350 milioni di euro l'anno e 2.500 dipendenti. Il progetto è stato molto interessante, anche perché la soluzione che era già presente sui punti vendita era molto obsoleta, girava su sistema operativo DOS, era stata scritta in COBOL, quindi si portava dietro tutti i problemi di comunicazione o di interfaccia tipici di queste applicazioni da date. Ci siamo guardati un pochettino intorno, allora abbiamo iniziato a vedere le varie soluzioni che il mercato presentava, e oltre alle soluzioni tradizionali, ovviamente con l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, abbiamo avuto, diciamo noi, la fortuna, perché è stata una bella esperienza, di conoscere questa azienda che aveva sviluppato con un buon grado di maturità questo applicativo in cloud, e da lì è iniziato questo progetto di rinnovamento del software di punto vendita sui 450 appunto punti vendita in Italia. Quindi voi avete scelto una soluzione cloud invece di una tradizionale. Immagino che tutti conoscono quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una soluzione tradizionale, per cui magari se ci puoi descrivere cosa avete trovato voi come difficoltà anche all'inizio per fare il deploy di una cosa del genere e come il progetto è andato avanti.
Diciamo che a noi ci è piaciuta tantissimo questa applicativa, anche perché in azienda avevamo già utilizzato un ambiente cloud, quello di Microsoft Azure, per fare una nostra piccola intranet e avevamo potuto vedere le potenzialità di questa piattaforma. Al di là di questo, quindi, effettivamente la parte più difficile in questo progetto è stata quella organizzativa e di gestione del cambiamento, perché dal punto di vista dell'integrazione dell'applicazione è stata abbastanza semplice, perché abbiamo utilizzato sempre il cloud, creando un database SQL Azure che riusciva a comunicare facilmente con tutto i servizi cloud e gli applicativi cloud del nostro fornitore e il nostro ERP di sede. Ha facilitato il fatto che eravate già su tutto Microsoft, nel senso, cioè loro vi hanno dato una cosa sul cloud che era SQL compatibile, Microsoft SQL compatibile, quindi quello oppure... ce lo siamo fatti noi, avevamo le competenze all'interno per poter creare queste interfacce, anche perché avevamo quasi tutto con tecnologia Microsoft, quindi quello è stato sicuramente un vantaggio, anche se ovviamente il fornitore aveva anche lui al suo interno tutte le conoscenze per poter sviluppare lui l'interfaccia. Il deployment è stato veramente sfidante, perché cambiare il software di punto vendita di 450 negozi senza generare dei disservizi non è stato assolutamente facile, però anche qui il cloud ci ha dato una mano, perché se volete vi racconto com'era la modalità di switch del software di punto vendita. Avevamo acquistato uno spazio storage da Telecom, dove avevamo messo delle macchine virtuali. Ovviamente prima era iniziata una fase di, l'abbiamo chiamato noi, linuxizzazione dei PC di punto vendita, e quindi poi il sistema operativo DOS, di conseguenza il nostro vecchio applicativo COBOL, veniva tirato su una macchina virtuale come guest e sotto l'host era un Linux. Abbiamo messo queste macchine virtuali con soltanto il sistema operativo in questo cloud di Telecom, e 3 giorni prima automaticamente dal punto vendita veniva scaricata la macchina virtuale. Il giorno in cui la commessa terminava di lavorare col vecchio sistema, dopo aver completato le procedure di chiusura, tirava su la macchina virtuale, faceva semplicemente il logon e in automatico la macchina scaricava l'applicativo dal cloud e aggiornava gli archivi con gli ultimi aggiornamenti anagrafici o anche software. L'indomani faceva semplicemente uno scontrino di test e iniziava a lavorare col nuovo applicativo, quindi veramente una modalità di distribuzione non assistita e con rischio zero. Su 470 negozi credo che abbiamo saltato soltanto 2 rollout a causa di problemi di connettività e non di altro. Ma quindi adesso che avete una soluzione totalmente cloud, la connettività diventava un problema, nel senso che cosa succedeva se il negozio rimaneva fuori dalla rete? In teoria il problema ce l'avevamo anche con l'altro... Scusa, una domanda ancora prima, avevate una rete privata, tipo un MPLS? No, avevamo un MPLS, quindi era una rete privata, infatti lì in fase di deploy abbiamo avuto un problema, perché siamo stati un pochino incauti, non avevamo calcolato bene l'aumento del traffico della banda, e a un certo punto a metà deploy ci siamo bloccati perché non riusciamo più, avevamo saturato la banda. Fortunatamente almeno quella volta Telecom ci ha dato una mano, ci ha allargato subito la banda e siamo andati avanti. Per quanto riguarda il problema della connettività, come vincolo noi avevamo l'unico vincolo che avevamo era quello là delle transazioni che riguardavano i punti fidelity sulla card. Ovviamente per aggiornare il saldo, per avere il saldo aggiornato, doveva essere fatta una chiamata al web services della soluzione cloud, e nel caso di mancanza di connettività ovviamente questa chiamata non poteva essere fatta.
In ogni caso la transazione andava avanti lo stesso e i punti venivano recuperati successivamente. Più di una volta che sento che la Fidelity Card è uno degli elementi fondamentali, non so, magari anche in altre esperienze, ognuno c'ha i suoi, però... quindi anche voi avete una transazione che è quasi sincrona, se non si va avanti. Almeno. Da quel punto di vista, quando eravamo sul COBOL, avevamo le tessere con il chip, però al di là del costo che hanno le tessere con il chip, ovviamente è un limite anche per il cliente, che non si può dichiarare alla cassa dicendo sono Giuseppe Colossi ed effettuare lo stesso la transazione con la sua Fidelity, anche se fisicamente non ce l'ha con... Voi avete fatto il progetto perché c'era un problema di obsolescenza della vecchia infrastruttura, ma in realtà avete mai fatto dei conti per vedere se la soluzione cloud in toto, non solo l'applicazione, non solo come viene licenziata, ma insomma l'aumento di banda, mi hai detto, magari ci sono state altre cose rispetto a quello che sarebbe potuto essere l'applicazione tradizionale che già conoscevate, probabilmente sarebbe stato un upgrade forse di hardware, forse di applicativo o quello che sarebbe stato. Da questo punto di vista, no, credo che la scelta che abbiamo fatto è stata la migliore, anche perché ci ha permesso, faccio un esempio, rispetto a una applicazione tradizionale non in cloud. A dicembre, come chi lavora nel retail sa che bene o male è il momento in cui si vende di più, almeno nella profumeria, il mese di dicembre vale 3 mesi normali. È ovvio che questi 3 mesi in più si portano dietro anche 3 volte il numero di transazioni normali. A quel punto il cloud sì è bello, però ha anche i suoi limiti. Ad esempio SQL Server nella modalità normale ha degli SLA per quanto riguarda i tempi di transazione o comunque l'occupazione del log del database abbastanza leggeri. Quindi con l'aumento del traffico abbiamo avuto qualche problema. La cosa bella del cloud è che con il nostro vendor abbiamo condiviso la necessità di spostarci verso una versione SQL Server premium un pochino più costosa, che però facilmente ci ha risolto il problema. Nel giro di mezza giornata le istanze sulle quali giravano i database sono state spostate sulle altre macchine più performanti e abbiamo risolto il problema del mese di dicembre. Penso che in una situazione non cloud, con un altro applicativo, difficilmente in mezza giornata questo problema si sarebbe potuto risolvere. Quindi voi avete provato veramente cloud busting? Sì, quindi voi in questo caso vi siete approcciati voi. Posso guardarti il microfono, scusa, sì, prendo anche un altro. Quindi se ho ben capito, poi passato un momento di picco siete tornati allo schema precedente, sì. Quindi con i costi corrispondenti, sì, quindi sì, avete coperto il picco con un aumento di costi a causa delle maggiori prestazioni, poi siete tornati a regime, tra virgolette, sì, è stato proprio... quindi avete sfruttato al massimo l'elasticità, diciamo. Esatto, della... sì, abbiamo proprio toccata con mano. Grazie. E invece dopo, nel senso nel medio termine, c'è stato qualcosa che vi ha fatto ripensare, oppure cioè, è andato tutto liscio? È andato tutto liscio, anzi stavamo pensando a come sfruttare l'applicativo nel cloud, quindi la possibilità di integrarlo facilmente con i social network, che di natura collocano bene con le applicazioni in cloud. Stavamo già pensando di far evolvere l'applicativo aggiungendo funzionalità come ad esempio la gestione delle carte prepagate, quindi facendo chiamare già all'interno dell'applicativo i web services del partner che ci doveva gestire le carte prepagate, quindi con un aumento della possibilità di utilizzare questi strumenti in fase di vendita importante. E quindi opportunità, cioè teoricamente esatto. Nuove opportunità. Esatto. E il fatto che voi avete migrato da una soluzione legacy come la S400
a un prodotto più moderno, che poi possa piacere o non piacere. E, è stato importante, nel senso che altrimenti non sarebbe stato possibile, ci sono state delle cose, oppure avreste trovato il modo di farlo comunque, magari con dei gateway, magari con delle conversioni, magari, cioè è, come dire, è più un discorso di vision generale quello che è importante, per cui deve andare tutto in parallelo. Sarebbe stato possibile lo stesso, ovviamente qua non so dare una stima, i costi e i tempi di implementazione delle interfacce probabilmente sarebbero stati differenti, perché ci vogliono competenze diverse da quelle che aveva sia il nostro fornitore che noi all'interno. Quindi tutto più complicato. Sì. Mi sembra di capire che quindi voi eravate già, come dire, filosoficamente, se mi passa il termine, orientati al cloud fin dall'inizio, e quindi non avete fatto due studi di progetto alternativi che poi avete confrontato, siete andati subito verso il cloud. In realtà il nostro approccio sulla scelta del software è stato differente. Abbiamo prima valutato gli applicativi indipendentemente dalla tecnologia con cui erano stati fatti. E poi alla fine, quando ne erano rimasti veramente pochi, allora lì sì, siamo andati a vedere anche la tecnologia e i vantaggi che le varie soluzioni potevano darci utilizzando in base alla tecnologia con la quale erano stati costruiti. E quindi lì poi abbiamo scelto di andare sulla soluzione cloud. Noi siamo veramente stati contenti, vi faccio un esempio, l'aggiornamento esempio di una promozione. Prima da noi col vecchio sistema doveva essere prima sviluppata dallo sviluppatore, poi veniva compilata, veniva testata dallo sviluppatore insieme a qualcuno del commerciale, veniva messa in test scaricandola tramite FTP a 4-5 negozi, l'indomani se andava tutto bene veniva distribuita tutta la rete. Ecco, tutte queste operazioni le abbiamo una volta che l'installazione era stabile, spostate sul commerciale che ha a disposizione un applicativo cloud dove poteva definire la sua promozione profilandola per cliente, per negozio, per orario, e nel giro di qualche minuto la promozione era già attiva sul punto vendita. Questo è un vantaggio enorme per il business. Che si potesse fare anche con un'applicazione normale, non cloud, penso di sì. Noi avevamo 500 negozi e sappiamo che il cloud riesce a scalare facilmente su numeri importanti. Sicuramente il fatto di aver avuto una tecnologia probabilmente molto datata rispetto a quello che trovi sul mercato oggi fa scegliere per forza il cloud o comunque un servizio as a service, cioè un software as a service che ormai offrono quasi tutti i vendor per rimanere sul mercato. Sì, mi sembra che voi abbiate anche sfruttato il fatto della potenzialità di crescita dinamica nel cloud in base ai picchi di utilizzo. Assolutamente sì, la nostra idea era quella, visto che tanto dovevamo cambiare software, di prendere la tecnologia emergente, quindi certo, il cloud, appunto per poterne sfruttare le caratteristiche tipiche del cloud in termini di crescita legata al consumo e di possibilità di integrazione con altri sistemi nel cloud. Dal punto di vista, tu prima dicevi che avete avuto questo problema di performance che avete risolto nel giro di una giornata e quindi grazie al cloud, alla potenzialità, ma non avreste potuto predire prima, mettere in piedi dei sistemi che si autoadattassero e si muovessero, evitassero proprio anche il fermo di una giornata? Io qui
so che ci sono dei sistemi che in automatico riescono nel cloud, almeno quello di Azure, quello che conosco in parte, ci sono dei sistemi che riescono a cogliere i picchi e a scalare le macchine sul quale il servizio, sul quale i servizi stanno girando. Qui il problema era un pochino più grande, perché non si trattava di scalare soltanto sulla stessa macchina, ma si doveva, quindi orizzontalmente aggiungendo altri core, ma si doveva proprio cambiare licenze SQL. Esatto. Ok. E io so che voi avete altri progetti in corso, anzi in particolare adesso ce n'è uno con Office 365. O Google, nel senso. O Google, ok. Infatti questa qui è una cosa che sta succedendo tanto. Cioè c'è un altro mio cliente che è un'azienda più o meno delle vostre dimensioni, quindi sempre sui 3.000 dipendenti, simile fatturato, meccanica, altro tipo di meccanica, non sono in concorrenza. E loro hanno fatto una scelta di questo tipo proprio, nel senso che dopo anni che sono stati nell'ambiente Microsoft si sono comprati Google Docs e tutta la suite, Google Apps, eccetera, eccetera, quindi con un cambio radicale. Però insomma un cambio che gli permetterà anche di cambiare il modo di lavorare, nel senso che oggi sono ancora con licenze, probabilmente anche loro, cioè le licenze sono diventate vecchie, non avevano storicamente fatto dei contratti probabilmente adeguati per l'aggiornamento con Microsoft, quindi una cosa che è stata, come dire, rincorsa in qualche modo, e quando è stato il momento di tirare una riga si è presentata Google con un'offerta, non dico comparabile, ma comunque che ha delle funzionalità che assomigliano, eccetera. Voi che esperienza avete in questo? Come esperienza, sempre con Enrico Andrini Limoni, avevamo già iniziato un progetto per utilizzare la casella di posta elettronica nel cloud, quindi Office 365. Il progetto poi alla fine è rimasto soltanto nella sua fase embrionale, c'era un progetto, eravamo arrivati a una fase pilota dove 10 utenti, tra cui io, avevamo la posta nel cloud. Devo dire, io con molta soddisfazione non dovevo andare più da sistemista a chiedergli di aumentarmi lo spazio nella casella postale, quindi ero molto contento. Come prestazioni non ho avuto nessun problema, non ho notato peggioramenti, no, ovviamente peggioramenti. Poi per problemi non legati alla tecnologia il processo di rollout di tutte le caselle di posta elettronica si è fermato. In Monfiglioli, quello che per quanto riguarda quelle che vengono chiamate le IT commodity, quindi la gestione della casella delle posta elettronica o anche una parte di file server per lo storage utente, c'è la previsione nel 2015 di migrare circa 2.000 utenti, perché dei 3.500 non tutti sono utenti IT, quindi dei 2.000 utenti su questi servizi cloud. Però ancora non è stata, siamo arrivati nella fase di scelta del fornitore, i due possibili fornitori sono appunto Microsoft e Google. Ma da questo punto di vista, cioè voi pensate la posta elettronica, perché la posta elettronica è diventata una scocciatura probabilmente per tutti e vi fermerete lì, o anche il calendario e il sync and share probabilmente, ok, e vi fermate lì, oppure pensate anche alla suite? Per gli strumenti di produttività individuale in questo momento pensiamo di tenere ancora Office on premises, non nel cloud, poi magari dopo l'esperienza della casella di posta elettronica magari anche quello. Ok, c'è una domanda. Grazie, due domande. La prima, la vostra azienda, che è piuttosto significativa, quindi 2 o 3.000 o comunque anche l'ultima dove hai lavorato, dipendenti, quante persone impiega nell'IT tra persone interne e magari consulenti esterni, magari pro quota, perché magari utilizzate il sistema integrator o risorse flessibili. La seconda domanda è se avete valutato il software libero, quindi LibreOffice, OpenOffice o comparabili. Okay. Per la prima domanda, il numero di dipendenti all'interno dell'IT è di circa 40, però
Sì, ma gestiscono anche, gestiamo anche SAP e tutti gli applicativi dipartimentali che ci girano intorno. E siamo suddivisi così, 20 persone, 15 persone sono in Italia e si occupano di più della parte di demand planning, di gestione dei progetti, e la restante parte è in India, in uno stabilimento produttivo e commerciale indiano. Sempre vostro però? Sempre nostro, sì, sì, sì. La quota dei consulenti, francamente non lo so, però diciamo che su 5 giorni lavorativi 3 consulenti alla settimana si vedono in azienda. Non so che proporzione possa fare, però questa qua. L'altra domanda era sul software libero. Sul software libero. Il software libero l'abbiamo utilizzato in Limoni, perché come avevo detto prima della fase di rollout del sistema cloud abbiamo provveduto a installare Linux come guest e sopra sopra la macchina virtuale in DOS. Questo subito già ci ha permesso di poter comunicare, di poter utilizzare la posta elettronica con il punto vendita, mentre prima la comunicazione, oltre a quella tradizionale col telefono, avveniva tramite messaggi inviati al programmino COBOL. Avendo il sistema operativo Linux e quindi la posta elettronica, abbiamo iniziato a inviare documenti Excel, Word, e sul punto vendita avevamo installato OpenOffice con buoni risultati per la produttività delle commesse. Quindi per Limoni l'abbiamo utilizzato, per Bonfiglioli in questo momento non è previsto l'utilizzo di strumenti open per la produttività individuale. Una questione che vedo sempre molto critica quando si comincia a parlare di cloud, soprattutto nella modalità che state usando voi, quindi avete preso un database, l'avete messo sul cloud e non è un database secondario, ci girano le transazioni dei punti vendita, quindi volevo parlare dei rapporti tra IT e top management. Nel presentare progetti di questo genere, di solito, per esperienza mia, si trovano spesso delle casistiche dove il top management si irrigidisce perché comincia subito con la domanda, quella topica, no? Ma i miei dati non li ho più in casa, che succede ai dati, eccetera. Se le avete avute, che tipo di problematiche avete avuto voi di presentazione e comprensione del progetto cloud da parte del top manager e come eventualmente le avete affrontate? Noi da questo punto di vista abbiamo vinto facile, nel senso che venivamo da una situazione così disastrosa che convincerli dei benefici dell'adozione di una soluzione cloud è stato veramente, veramente semplice. Battute a parte, ovviamente nel database di integrazione che stava sul cloud è vero che ci finivano le transazioni dei punti vendita dopo che erano state inviate alle code dei servizi, elaborate da servizi in cloud dal software del nostro produttore e poi scritte in maniera tabellare sul database dove noi li leggevamo e li importavamo all'interno del database di Navision, il nostro ERP. Quindi di fatto è vero che era un punto critico, però sicuramente grazie al cloud non sarebbe mai andato giù, avevamo problemi di backup e in ogni caso conteneva soltanto dei dati che dopo che sono stati letti si potevano considerare anche morti. Come dati sensibili non ce n'erano in quel database, se non i dati che si potevano desumere di fatturato, ma quelli anche basta leggersi un bilancio societario, quindi non c'è bisogno di andarsi a leggere i dati nel scontrino per scontrino. Scontrino per scontrino. Quindi, ma prima andare a prendere quella. Esatto, e quindi non abbiamo avuto problemi da questo punto di vista a convincere il top management all'introduzione di queste tecnologie.
domanda che discende da questa, sulle eventuali, se ce ne sono, discussioni in corso sul futuro sviluppo verso il cloud, eventualmente di altre tipologie di dati, ne state parlando con resistenze, senza resistenze? Allora, in Bonfiglioli, oltre a questo progetto che riguarda la posta elettronica e lo storage, parte dello storage, un altro importante progetto nel 2015 è quello del CRM. Anche questo sarà sicuramente in cloud, perché anche lì c'è o Microsoft o Salesforce, e lì forse ci saranno dati un pochino più sensibili, sarà il caso di ragionare meglio su come proteggerli o come gestirli, però ancora siamo in una fase... Sì, ecco, quello che mi interessava capire è che se sono percepibili già, magari da ora, magari è presto, però delle resistenze o delle perplessità verso questo genere di cose dal punto di vista di chi poi alla fine avalla e, banalizzando, firma i progetti. Io sono da poco in Bonfiglioli, quindi non ho assistito alla fase di apertura del progetto, però il progetto è già stato approvato ed è partito, quindi se c'erano delle resistenze sicuramente sono state superate. Su come sono state superate o se c'erano, purtroppo non riesco a rispondere. No, adesso stavo pensando all'avere approcciato magari lo sviluppo, la fase 2, chiamiamola così, no, del mettere appunto CRM piuttosto che altre cose. In questa fase ora poteva esserci magari in corso qualche discussione, il senso della domanda era quello. Cioè, dietro di te c'è una domanda? Sì, più che una domanda approfittavo per portare la mia esperienza, che è simile. Noi, azienda di 1500 mailbox, siamo passati quest'anno, nonostante che avessimo Exchange anche recente, siamo passati a Google Apps perché costa molto meno di Office 365, nonostante un parco utenti abbastanza vecchiotto, abbiamo quasi finito, è andata quasi molto meglio del previsto. Parco utenti vecchiotto, nel senso l'età media dell'utente? L'età media dell'utente e la predisposizione all'informatica, diciamo. E noi per esempio stanno usando un po' tutto, usiamo anche Hangout per fare, noi siamo il resto del Carino, la Nazione del Giorno, e già i giornalisti fanno riunioni di redazioni con Hangout e funziona. Per cui è stato anche un motivo politico quello di passare al cloud, che non vi sto a raccontare, però su queste dimensioni data. E quindi potrebbe essere un caso per la prossima, per il prossimo evento? Sì, diciamo che siamo andati piuttosto bene, ecco. Per cui altri progetti, per rispondere alla sua domanda, di cloud non ci sono, ma forse anche il nostro IT boss non ha ancora ben, diciamo, compreso che esistono queste siamo possibilità. Siamo registrati, Però diciamo che non... quello lo vedo più difficile, però questa parte delle commodity, email eccetera, nonostante appunto che avessimo un sistema anche recente, investito da poco su Exchange, è stato deciso perché comunque consentiva un risparmio sia anche dalla gestione interna, sia proprio anche dei costi di licenze, perché eravamo un po' fuori, no, questo non si può dire, e quindi abbiamo fatto questa cosa e con risultati decisamente positivi. Ottimo. Ultima domanda, no, due domande. No, meno pausa caffè. Mi volevo rilasciare un attimo alla tua domanda per il fatto dei dati di cui parlavi, ci sono dati morti, però poco prima avevi parlato anche del fatto della fidelizzazione degli utenti, quindi tutta la parte legata a comunque dati personali, indirizzi email, numeri di telefono, e alla parte, non so se voi gestivate anche sicuramente di carte di credito e così via, come avete affrontato questo? Le carte di credito non le gestivamo perché i pagamenti venivano fatti tramite il POS, Setefi e quant'altro, quindi direttamente da lì e non tramite il nostro applicativo. E quello quindi non era un problema. Di fatto i dati nel database di interfaccia tra i due sistemi sono morti perché ce n'è una copia sia nell'IRP che una copia nei sistemi cloud del fornitore. Quello era soltanto uno strato per comunicare i dati. È vero che sopra c'erano delle informazioni dei clienti, ma non erano dati sensibili, quindi potevamo tranquillamente lasciarli lì. I dati che c'erano sul database non erano dati sensibili. Banalmente il nome e il cognome non credo che sia un dato sensibile. Beh, sì.
No, cioè, in realtà, sì, no, non è sensibile però è personale, quindi sì. In realtà si parla più di dati personali probabilmente nel discorso di della privacy e quant'altro, quindi è un argomento molto ampio, esatto, magari molto ampio. La domanda è questa: fortunatamente credo che tu fossi già a lavorare da qualche altra parte, ma una decina di giorni fa Azure ha avuto un gravissimo problema di stabilità, insomma, ecco. Durante la tua esperienza, quindi pregressa, avete avuto problemi determinati dall'infrastruttura del cloud provider? Se sì, a questo punto il rapporto con chi invece vi chiedeva la funzionalità, come dicevi tu prima, del 100% del servizio, lo SLA, come ve la siete giocata? Sì, è successo anche a noi qualche disservizio della piattaforma di Microsoft di Azure. Fortunatamente sono stati tutti disservizi che si sono risolti nell'arco di mezz'ora, 20 minuti. Ce n'è stato uno in realtà che è durato una mezza giornata, che ha interessato tutta... Uno dei classici certificati che si dimenticano, esatto, di rinnovare, che esatto, puntualmente ogni 3-4 mesi capita. E quello sicuramente ha creato dei disservizi, però andando a vedere per quel che ci riguarda, i disservizi che ha creato sono stati quelli che, se il cliente voleva fare la transazione con la card, non la poteva fare perché in quel momento l'applicativo non poteva andare a leggere. È sicuramente un disservizio, però con le tecniche che le commesse conoscono bene, dando un omaggino, dicendo di ritornare per poi recuperare i punti, quello l'abbiamo superato. Ovviamente avevamo il problema che se volevamo distribuire una promozione o una grafica, in quel periodo non potevamo farlo. Però ripeto, è vero che è capitato perché è stato Azure, perché il sistema Azure ha avuto dei problemi, ma potrebbe essere che Telecom aveva dei problemi per il singolo negozio, la connettività che non va, quindi sì, non è esente. Questo è l'ordine del giorno in realtà, sì, in Italia, perché cioè, i servizi sulle periferie sono praticamente, non parliamo della connettività, ma comunque no. Prima. Beh, prima allora quanti fermi in macchina prima rispetto a diciamo, macchina magari di giornate che stanno. Qui credo che molto dipenda da come è fatta l'applicazione. In questo senso confermi che l'applicazione è fatta molto bene, quindi riesce a lavorare in maniera disconnessa o comunque non connessa al database. Io so chi è il fornitore, sì, e quella lì è gente che ce ne sono 5 in Europa che scrivono la. Sì, 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 quindi noi avevamo soltanto il problema se andavamo offline. Dopo viene a parlare, dopo fa un salto, quindi potrete fargli delle domande durante la tavola rotonda. Particolarmente bene, perché l'ultimo di servizio è durato molto più di mezz'ora, cioè Azure, mezza giornata. È durato, sì, quasi una giornata in Europa soprattutto. Per cui, e nessuno sapeva perché, quindi insomma, il problema poi è quello. Quando hai 2000 utenti che vanno sull'Office 365 e comunque non riescono a lavorare, va bene, si prendono una giornata di pausa in quel caso, quello, perché è una giornata di pausa, però ovviamente, no, e va tutto benissimo. Perché non è però non era su Office, era su Office 365, era su Azure. Secondo me però a me è capitato anche su Office 365. Non possiamo pensare che adesso in futuro queste cose non ci però è successo a tutti, cioè non voglio difendere Microsoft, è successo a tutti i provider del mondo, ma infatti non volevo puntualizzare, cioè è un problema che abbiamo tutti, non volevo puntualizzare Microsoft in ogni caso, certo. Il problema è capire nel momento in cui non esiste più un responsabile interno, perché a quel punto tu non puoi andare da responsabile dell'infrastruttura e dire perché stiamo fermi da 15 ore, qual era, e volevo capire la meccanica del rapporto nel momento in cui tu hai a che fare con qualcuno che non vedi più in faccia, no? Perché a quel punto tu non chiami il signor Office 365, no? Per capire perché non stanno funzionando le cose, quindi...